La risposta dei Gorotire è no. Le cerimonie del nome bellissimo, come questa chiamata Kurokango, vengono celebrate con più entusiasmo di prima. I vari gruppi e la Casa degli Uomini continuano ad organizzare le attività del villaggio. Il Kurokanga è unico nel senso che sia le donne che gli uomini che appartengono a gruppi diversi ballano insieme. Ogni gruppo danza formando una sequenza di cerchi concentrici. Una delle più gravi conseguenze della miniera d'oro è l'inquinamento che ha colpito tutta la zona a valle del villaggio per un raggio di 15 chilometri. Questo non impedisce ai bambini di Gorotire di giocare nell'acqua, ma ha costretto i Kayapo a praticare la pesca con sistemi alternativi nei ruscelli e nei laghetti distanti. Uno di questi sistemi è un antico metodo Kayapo che gli indiani chiamano l'attacco al pesce. In un laghetto lontano dal fiume, gli uomini sbattono nell'acqua dei fasci di canne per produrre una linfa che sottrae ossigeno all'acqua. Dopo un po' i pesci sono costretti a venire in superficie. Il lavoro di battitura è suddiviso tra i vari gruppi. Gli scapoli e gli anziani appartengono a squadre diverse. Mentre aspettano il pesce, Kupranpoi, uno dei pescatori, si arrabbia per l'accusa mossa a Gorotire di abbandonare la propria cultura. Noi non siamo avidi di soldi. Non desideriamo quello che hanno i brasiliani. Andiamo ancora a caccia nella foresta. Andiamo sempre a pesca. Le nostre mogli vanno nei campi a raccogliere il cibo per i nostri figli. Facciamo tutto come prima. La gente di Kapot parla senza mai essere stata qua. I ragazzi e i giovani invidiano i brasiliani. Invidiano le loro pettinature. Quando gli anni passano, si ritorna ai costumi dei padri, come ho fatto io. Porto queste scarpe solo per proteggere i piedi dalle spine dei roveti. Dipingo il mio corpo e porto perline alle orecchie. Thank you.